Cari fratelli e sorelle, il Santo Natale suscita in noi in modo ancora più forte la preghiera a Dio affinché si fermino le mani dei violenti che seminano morte e che nel mondo possano regnare la giustizia e la pace. Ma la nostra terra continua ad essere intrisa di sangue innocente. Ho appreso con profonda tristezza la notizia degli attentati che anche quest'anno, nel giorno della nascita di Gesù, hanno portato lutto e dolore in alcune chiese della Nigeria. Desidero manifestare la mia sincera e affettuosa vicinanza alla comunità cristiana e a tutti coloro che sono stati colpiti da questo assurdo gesto. Invito a pregare il Signore per le numerose vittime. Di Cristo risusciti. Faccio appello affinché con il concorso delle varie componenti sociali si ritrovino sicurezza e serenità. In questo momento voglio ripetere ancora una volta, con forza, la violenza è una via che conduce solamente al dolore, alla distruzione e alla morte. Il rispetto, la riconciliazione e l'amore sono l'unica via per giungere alla pace.